dell'orto dissecato, qui vedete appunto sotto l'avventizia che copre il falsume, sia appunto il sangue che scorre, quindi ancora una volta conferma della drammaticità del quadro, il rischio di rottura imminente, e qui vedete appunto ecco il falsolume che in alcuni casi può arrivare a comprimere in modo importante il verume dell'aorta. L'aspetto del falsume è molto importante in quanto che cosa succede? Il sangue che scorre all'interno del falsume può determinare una compressione sul rami collaterale dell'aorta e quindi questo può determinare un restringimento, un'ostruzione di questi rami con conseguente malperfusione d'organo e questo poi ha un effetto devastante nel caso in cui l'intestino, per esempio il fegato, vanno incontro a un quadro di ischemia appunto legata al processo infettivo. Quali sono le cause di morte? Fondamentalmente rottura dell'aorta che si avviene all'interno del corpo ricardico, chiaramente crea un tamponamento e quindi morte improvvisa. Emotorace sinistro, quindi ha portato un'esanguinazione del paziente, ancora la perdita di supporto della valvola aortica.